però mi deve portare la certificazione energetica per poter usufruire della detrazione, questa è la scia. Oggi vi mostro cosa c'è nella scatola della PS4. La voce di Leo Ortolani, papà di Ratman, ha raccontato al circolo dei lettori le vignette del buio in sala, la sua raccolta di recensioni cinematografiche a fumetti. Un circolo tutto esaurito con due sale allestite con schermi per poter seguire in diretta il dibattito di Ortolani che ha autografato le copie del volume portate dai fan. Ma Leo non ha recensito solo pellicole fantascientifiche come Star Wars o i supereroi Captain America e i Fantastici 4, ma anche film come 50 sfumature di grigio e le interpretazioni di Monica Bellucci. In sala si è lasciato andare anche a un elogio al premiatissimo. Lo chiamavano Gig Robot. Dobbiamo sempre considerare poi tante cose nel giudizio di un film. Innanzitutto un film italiano. Fa ridere perché c'è stato mio cognato che ha portato i bimbi a vedere. Non è vero che erano Gig Robot. Dopo 10 minuti quando gettano gente, sparano ai neri, così, di droga, così. Beh, casa, eh? Manca anche una stoccata scherzosa a Quentin Tarantino. Tarantino ha smesso di andare alle feste perché scrive film come Kill Bill e poi come detto così, ha detto no, aspetta che qua mi sto scavando la fossa da regista, aspetta che utilizzo le mie capacità che sono quelle di fare di creare tratto dei bellissimi dialoghi e li metto al servizio della storia. Perché Quentin Tarantino? Perché fai film? Basta, dai. Fai quello che vi hai detto di fare, non volevi fare una friggitoria qui insieme a J.J. Abrams. Tra le risate, però, anche considerazioni sulla realtà di chi lavora nel cinema dietro le quinte. No, io ho cominciato a dire che questa deriva della sceneggiatura sia per il fatto che le sceneggiature vengano pagate pochissimo.